Benvenuti in un nuovo video ed eccoci con un video molto particolare. Ovviamente adesso andremo a fare l'unboxing, ma tutti questi prodotti li dovremo provare, quindi faremo insieme due video aperitivo, quindi perché siamo in tema proprio aperi-snack. Ovviamente non è nessun video in collaborazione, ho pagato io, è stato un po' un calvario. Ho ordinato l'11 ottobre e vabbè, è arrivato. Ci ha messo un bel po' ad arrivare perché solitamente viene spedito in 48 ore. Ho speso in totale 21,50 compreso di spedizioni, cioè non le ho pagate proprio. Poi ho soffritto pure di un 10% di sconto sul vostro primo ordine, o questa volta è Avery Snack. Mi usciva spesso sponsorizzato, quindi ho detto no, dobbiamo provarli. È stato spedito con TNT, ma lo spediscono pure con GLS. Ci è impiegato così tanto, tanto tempo perché poi ho inviato un'email per dire dal mio ordine dopo tipo 6-7 giorni, quasi una settimana, e poi il giorno dopo mi sono stata chiamata dato che il mio pacco era stato smarrito. Ovviamente questa cosa mi dispiace perché va proprio comunque a discapito dell'azienda, mi hanno dovuto rispedire dei nuovi prodotti, quindi mi è dispiaciuto tanto. Comunque questa volta TNT ce l'ha fatto, l'altro era tipo stato tirato GLS, da come mi è stato comunicato. Là per là mi sono un po' impressionata perché ho detto non mi hanno inviato neanche, il tuo pacco è stato spedito, leggero, però ci sono un bel po' di prodottini. Faremo proprio pesca Io non pesca, ricordo più pure niente. io, ormai è passato 2 settimane. Perché comunque il pacco è arrivato venerdì o giovedì. Comunque è arrivato, siamo stati 2 o 3 giorni che non siamo riusciti ad aprire. Giovedì, Oh! Oddio, guarda qua, è pienissimo! Ovviamente qui ci sono tutti i prodotti, tutti la bolla, o per casa, pesca. Cosa sono? Jumbo mais chili paprika. Per la mia gioia Grammi, tutto salato. 25 25. grammi. Ovviamente abbiamo deciso di prendere gli snack più particolari. Crostini croccanti, dorati e croccanti senza olio di palma, gli originali, quindi questo classico. Mi piace questo fatto che sono mini tagli, anche perché pure per me che faccio video, che provo tanti prodotti, è una comodità. Ma ovviamente ci sono pure le Sì, confezioni, c'è di tutto. Mystery di Vediamo. Spike, busto formaggio. Ti ricordi Vabbè, una sorta quando di c'erano i gonzis. distributori, noi pazzi per queste? Mamma mia. Rice cracker, croccantissimi e leggerissimi. Questi sono quelli là, solitamente sono sempre Croccanti. piccanti. Invece questo no, che gusto è? Secondo me questo è classico. Non lo so. Piccante? Vabbè, lo scopriremo nel video, quindi noi vi diamo appuntamento. Dai! Non c'è Un più bel po' di ribollo, non c'è tempo. nulla. Corn chips. Senza glutine. Croccanti deliziosi, 30 grammi. Forse questi sono i classici, quelli che non Sai, vediamo non me li nessuno, ricordo. neanche io. Bene. Poi, mix messicano, gusto speziato. Tex-Mex. Eccolo qua. Poi. Crostino, però questo gusto mediterraneo. Mediterraneo. Sono tanti prodotti. Questi mi ispirano Tarallini. tantissimo. Tarallini gusto pizzaiola. Vabbè, chips gusto paprika Però perché io era sono da curiosa provare. proprio di provare questo marchio in generale, Sì, proprio a livello di gusto. sapore. Sì. Le pepite. Cacio e Gusto cacio e pepe. pepe. Interessante. Ce ne sono tantissimi. Mamma mia, quale piena questa scatola. Poi, chips snack. Vabbè, questo è tipo Tipo chips. chipster. Pensavo, questa è la videocamera. Quest'altro qui invece gusto, secondo me sempre Gusto mediterraneo, gusto pizza. pizza. Ma il colore com'è bello. Oh, però non sono rotte. Eccolo qua. Poi C'è ancora una valanga di prodotti. nachos,
gusto cheese. C'è una bella cremina di formaggio, un bella tipo Doritos. Coli di mais, gusto vivace, quindi diciamo che questo è un po' gusto classico. Sì. Maduro. Ma dopo è per fare noi una cerrita, quindi dobbiamo dividerci di corn six. Questo... come fabbrica sempre perché i gusti diciamo particolari ve li scrivo in avanti, invece questi qua semplici così. Io taralli, io sono una tarallina, tarallini, questo gusto oliva. Grazie. Questo è carino, a volte pure da portare in giro, uno snack. Sì, sì, sì. Poi nacho gusto chili paprika. Peperosa. Questo gusto lime e pepe rosa, queste sono patatine normali, il mio gusto preferito in assoluto. Tutti i prodotti. Poi queste tipo rustiche, diciamo, sì. Grigliata con il sale. Questa busta è un po' ingrandevole, sembra un po' BBQ, Nacho gusto taco. Taco. Che gusto, va bene. Non abbiamo trovato tipo quelle salsine. Già non ci abbiamo mangiato dopo che siamo andati da Lido. Poi siamo arrivati quasi alla fine. Poi nachos gusto BBQ. Adoro. Questi sono sempre io. French fries gusto paprika. Comunque i pack, cioè si vendono, cioè proprio sì, da sì. Soli. E vai, l'ultimo prodotto. Io. Oh, tarallini. No. Intrecci alle olive. Alla fine costano più o meno un euro al pacchetto. Sì, ma perché sono in tutte mini taglie. Io l'ho preso principalmente per cioè, i video che dovremmo fare, perché secondo me è sfiziosissimo. Quindi noi vi diamo appuntamento ovviamente al prossimo video, ma vi diamo anche appuntamento al video Aperi Snack. Ciao!